Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare la telemetria della videotrasmittente. A partire da Betaflight 4.1 vengono introdotte le VTX Table e i protocolli Smart Audio e Tramp devono essere configurati prima del loro utilizzo. Per iniziare andiamo in Port e in Periferiche selezioniamo il protocollo della nostra VTX, nel mio caso Smart Audio. Ricordate di attivarlo nella riga corrispondente alla UART dove avete collegato il cavo Smart Audio, nel mio caso la UART 3. Salviamo. Ora andiamo su VTX. Come vedete i campi sono vuoti e dobbiamo configurare le VTX Table. Quindi apriamo questo link che ci porterà ad una pagina di GitHub. In questa pagina abbiamo l'elenco delle VTX, al momento è abbastanza scarno in quanto abbiamo solo i file per la Tramp, le TBS, questa MATEC e questa iFlight. Se il vostro modello è presente in questo elenco, scaricate il file facendo salva destinazione con nome. Poi andiamo nel tab VTX e carichiamo il file. Se il vostro modello non è presente in questo elenco, dovete compilare le table. Col tempo sarà sempre meno necessario ricorrere alla compilazione manuale, perché i costruttori aggiungeranno piano piano i loro modelli di VTX in questa pagina. Prima di compilare la table è necessario stabilire che versione di Smart Audio ha la VTX che stiamo usando. Per questo passaggio è necessario alimentare il sistema. Se il vostro drone è già completo, vi ricordo di rimuovere le eliche. Questo perché quando fate le configurazioni a banco e dovete collegare la batteria, per motivi di sicurezza è sempre meglio rimuoverle. Andiamo nel tab Black Box e in Debug Mode scegliamo Smart Audio. I due valori sopra li lasciamo come sono, non ci interessano. Salviamo. Ora andiamo in Sensor. Se non vedete questo tab, abilitate la modalità Esperto. Selezioniamo Debug e rimuoviamo la spunta dagli altri valori, quindi colleghiamo la batteria. Come vedete qui è comparso un numero, prendetene nota in quanto identifica quale versione di Smart Audio ha la vostra VTX. Adesso ritorniamo nella pagina VTX Table su GitHub. Qui il valore che abbiamo trovato prima identifica la versione di Smart Audio della nostra VTX. Io avevo 216 che corrisponde a Smart Audio 2.0 Unlocked. Questo è sicuramente il caso più probabile che potrà capitarvi, in quanto Smart Audio 2.0 al momento è il protocollo più diffuso per le VTX che usano questo protocollo in licenza. Scendiamo verso il basso e scarichiamo il file relativo alla nostra versione. Possiamo scegliere tra USA e Europa, ma nel nostro caso non fa differenza, perché dovremo editare il file direttamente da Betaflight. Siccome siamo dei veri super guys, scarichiamo la versione USA. Quindi clicchiamo col tasto destro e facciamo salva destinazione con nome. Ritorniamo di nuovo nel tab videotrasmittente, quindi carichiamo il file che abbiamo appena scaricato. A questo punto la sezione delle frequenze possiamo lasciarla di default, non è necessario modificarla. Per quanto riguarda la potenza dobbiamo inserire i dati che ci fornisce il costruttore. Ad esempio la HKX2 Ultimate che sto usando in questo momento ha 4 livelli di potenza, 25, 200, 600 e 1200 mW. Come vedete di default la configurazione ha solo 3 livelli di potenza, quindi iniziamo aggiungendone uno. In questi due box possiamo cambiare il valore e l'etichetta. Quello che ci interessa soprattutto è il valore, che indica come lo Smart Audio deve gestire la potenza della VTX. Se la vostra VTX ha Smart Audio 2.0, in valore dovete mettere un numero in progressione per ogni livello di potenza aggiuntivo, quindi in valore metto 3. Se ad esempio la VTX ha 5 livelli di potenza, in valore metto 4 e così via. Quello che scriviamo in etichetta non è importante perché è solo la grafica che verrà riportata nell'USD. Per convenzione scriviamo il numero dei milliwatt, ma possiamo usare qualsiasi combinazione di numeri o lettere perché questo non influisce in alcun modo sul reale comportamento della VTX. Quello che conta realmente, come abbiamo detto, è il valore. Prima di salvare vi ricordo che queste configurazioni vanno fatte tenendo conto delle leggi presenti nel vostro paese. Quindi, compilando o caricando un file precompilato, la responsabilità dei dati che andrete a inserire su questa pagina è solo vostra.
Il mio consiglio è di attenervi alle normative vigenti nel vostro paese. Dopo aver salvato, siamo pronti ad usare lo Smart Audio come abbiamo sempre fatto. Questo era il mio tutorial su come configurare la telemetria della videotrasmittente. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi, vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.